Quindi Tainted Keeper alla prossima run ce lo finiamo se batto The Beast. Con Tainted Apollyon pure non mi manca molto, devo dire che sono messo benino. Sì, ho fatto le cose a tempo assolutamente. Nonostante qualche intoppo. Ah, e pure Tainted Forgotten sono, mi manca una run, devo fare solo la chest. Con lei già devo fare un po' di cose in più. Con lui già qualcosina. Questo secondo me pure lo finisco al prossimo giro. Con lei già è più completo. Madonna, lui. Lui mi manca solo la boss rush, letteralmente. Con lui Mother e Beast, che comunque non sono le cose a tempo. Con lei mi mancano le cose a tempo e Mother. Con lui mi mancano Mother e Beast. Finito. Le cose a tempo e Mother e Beast. Dai, però, sto macinando un po' di completion, Mark. Altra rannina, davvero? Me la devo fare con Tainted Apollyon, allora. Cioè, io ci sto, sì. Ovviamente è l'ultima della serata. Devo fare o Mother oppure la Darkroom. Sì, la Darkroom. Quindi o Mother o la Darkroom. Com'era che si giocava questo personaggio? Adesso di colpo mi sono dimenticato. Madonna, no, non sono più calibrato per una run normale. Ero abituato che dovevo premere una direzione e ripararmi. A curarmi con i... Madonna, ok, devo ricalibrarmi un attimo al gioco normale. Dai, dammi il virus. Cioè, se mi tocca sono morto perché appunto mi sono incastrato all'inizio proprio. Niente virus. Però non devo fare a tempo, che è un'ottima notizia. Ma veramente, dai! Sì, vabbè, ma che stronzata è? Cioè, io stavo qua che aspettavo che morissero, ma... Ed ero lì che dicevo, cazzo, cerco di colpire il champion, perché se mi colpisce il champion muoio in un colpo. Ovviamente chi mi colpisce è il champion. Pillola d'oro. Luck up, buono. Shot speed up, buono. Amnesia, male. Gulp, buono. Shot speed up. L tap è buono. L down non buono. Power pill è buono. Bomb mix larger non buono. L tap è buono. Feels like I'm walking on sunshine. Feels like I'm walking on sunshine. Power pill. Down. No, Addicted non lo dovevo prendere. Mi sono rovinato con questa pillola d'oro, non ho capito. Però che fai? Non la usi? Cioè, la trovi? È rara, è d'oro. Allora, il premio di consolazione mi sa che lo prendo. Però. Shot speed friends till the end.
makes you larger. Madonna. Oh, ancora dura. Go. Shot speed down. Allora, mi sa che lo prendo intanto. Speed, va bene. Lemon party. Ok, è finita. E ho usato per sbaglio Abyss, ma va bene. Era un rischio che avevo tenuto conto. Va bene. Che puttana, win streak sputtana. Ma io la win streak ce l'avevo di 1 o di 2, figurati. Sì, lo so, era un champ. Una pillola d'oro. Allora, non lo so cosa ci ho guadagnato, perché sono successo. Allora, praticamente le pillole d'oro funzionano che ti fanno ogni volta che la usi un effetto a caso, e le puoi usare un numero random di volte, credo. E l'effetto a caso è di pillole che non spawnano nel resto della run. Non so se ci ho guadagnato o ci ho perso. Intanto ci ho guadagnato un HP up, questa è l'unica cosa sicura. Se non avessi insistito magari ne avrei due, però... Allora, inutile dire che col PhD sono eccezionali le pillole d'oro. Cazzo, io lo abisserei. Forse sei un tantino troppo grande, non lo so. Io lo abisserei. È buono il latte al cioccolato, eh. Però secondo me mi complico la vita a cercare di usarlo in congiunzione con le mosche. E per il vediamo se riesco a rirollarlo in caso abisso. Ma mi sa di no, perché bomba è zero. Tra l'altro notare che c'ha la voce più grave, perché è grosso. Un bimbo grande. Dai, dammi una... No, niente. Ok. Mi ha dato una bomba. Inaspettato, ma ok. Negozio non ci volevo neanche entrare. La bomba la potrei usare là, oppure potrei abbissare. Cioè potrei provare a rirollare quel coso. Dai, proviamo a rirollare. Lo prenderei onestamente. Play-Doh Cookie? Sì. Mi piace questo. Comunque sì, lo so, sono grande, grosso, non, preferirei non esserlo, ma... Così è andata sto giro. Dicevamo che devo fare Mother, comunque. Cos'altro devo fare? Aspetta, che altri simboli mancano? Cosa c'era sotto il cuore? Niente, mi sa. Come funziona Abyss? Grande, grosso e vaccinato. Abyss funziona che praticamente... Hai presente questa mosca rossa che ho? Sì, più o meno come il Void, solo che tutti gli oggetti li trasforma in mosche rosse come questa. Tranne alcuni oggetti specifici che li trasforma in... in mosche di altri colori con qualche altra proprietà. Direi che mi prendo il danno, però. Devo fare Mother, giusto? Non The Beast.
Dai, se questa run si rivela degna, magari mi vedi pure fare la strada alternativa. Che non sono assolutamente bravo. Ci mancherebbe. Però ci si prova. Almeno non devo fare a tempo, ricordiamo. Cazzo, pure ho l'impressione. No, vabbè, non mi dimentico niente. Devo fare Omadar oppure la strada positiva. Per le pubblicità. Anche a me ha dato molto fastidio qualche volta che ho seguito qualcuno. Dai, a fine live quasi quasi faccio un raid a Radio Canaglia se online. Così, tanto per... Non ci vado da mesi a vedere cosa combina. Cinque pubblicità. Tra l'altro io ti ho risposto, ma chiaramente tu non puoi sentire. Che boss di merda da combattere con statistiche così. Forse che boss di merda, punto. Allora, quello mi tenta più parecchio. Ok. Stavo pensando che forse non avrei dovuto fare il patto satanico, però Eye of Belial è buono. Gag sulla, sulla cacca fatta, sì. No, allora, no, dicevo solo, ti chiedevo se era insopportabile per la pubblicità, ma me l'hai scritto subito sopra. E poi... Allora, dai, lo prendo, sti cazzi. E poi l'altra cosa che ho detto è che stavo pensando di fare un raid a Radio Canaglia, che non è tanto che non vedo che cosa combinano su quel canale. Sto rischiando tantissimo con così poca vita, però... Hai un bel Aiel. È un bel oggetto, mi piace molto, ma... ci rinuncerei. Anche se devo ammettere di star giocando in maniera abbastanza frivola, perché dopo quella run con Tainted Keeper, onestamente, ok, quel Solart avrei dovuto comprarmi, non la bomba. In questo caso credo proprio che userò questi nuovi fondi per comprarmi una bomba. Cioè, un solarte e ci guadagno pure una moneta. No, ci ho speso una chiave, quindi cazzi, però va bene. Se non sei abbonato ti passa la voglia. Abbonati. Del caso a bordo.
No, vabbè, a parte gli scherzi, mi spiace, però non credo di aver di aver controllo su questa cosa. Direi che prendo quest'altro. Ah, è lo starnuto. Non so se lo voglio utilizzare. Però è la prima volta che lo trovo. Eddio, però. Cioè, io stavo cercando di uscire apposta. Ah già, che qua ti sparo le cose. No, quello è spinato. No, no, mi sto confondendo. Già. Non vedo più niente. Ok, perdo allora. Cioè, non riesco completamente. Ok, va bene, ho capito, sì. Non mi dovevo lamentare, ho capito, va bene. Il piagnucolio funziona sempre, diceva Faccia. Questo non è male. No, non dipende da me, ok. Porca troia. Questo ti finisce le rank on the lost, praticamente. Però Eye of Belial è buono contro questo. E che palle. Allora, direi che questo qua lo potrei tranquillamente abbissare. Vediamo cosa c'è al patto. No. Aspetta, mi è venuta un'idea, tra l'altro. Però non promette bene sta run per Mother. Non sono molto convinto. Sto pensando di lasciar perdere. Sai che devo fare oltre la strada luminosa? Ecco appunto. No, funzionano in maniera diversa dalle altre mosche rosse. Praticamente vedi, quando sparo le lancio in avanti e non muoiono. Cioè, è tipo, è la caratteristica di Tainted Apollyon, queste mosche qui. Non so, quasi quasi tornerei nella strada normale, onestamente. Non me la sento, mi sembra che stia andando scarsina come run. Cioè, sto rischiando veramente di perdere spesso. Potrei perdere pure nella strada normale. Se avessi molta più vita sarebbe diverso, però non ce l'ho. Ok.
le statistiche sono... È stata quella pillola all'inizio che mi ha un po' sfanculato tante cose, secondo me. Poi vabbè, molti personaggi tipo Tainted Apollyon partono con delle tiers molto basse per renderli più difficili, diciamo. C'hanno altri punti di... cioè, più che per renderli più difficili, per spingerti a sfruttare le loro peculiarità. Ma il Petauro se n'è andato, per curiosità. Dio, mi sono distratto. Tipo quando sono morto prima, si è presa male. Mi sa. No, sono qua, ok. Pardon. Scherzavo sul fatto che ti fossi presa male, eh. Guarda che mira. Oddio. Va bene. Ok. Non mi piace sta situazione. Dio. Grazie al cazzo che non mi piace. Vediamo cosa c'è qui. Allora, c'è da dire che io la Clessidra la prenderei molto volentieri. Guarda come ho rischiato di perdere così come un deficiente. Ti pare che me ne vado senza salutare? No, effettivamente no, solo Angela lo fa. No dai, è successo qualche volta, ma per ottime ragioni, sono sicuro, tipo che si è addormentata. Capito, va bene, ok, va bene, in questo caso. Ma io lo prenderei. Cioè, tanto mi dà un cuore nero. Ora non è detto che non lo perda nel combattimento. Però... Cioè, io mi sono fatto questa cosa fondamentalmente per il cuore nero, eh. Aiuto. A me è capita quando mi... ecco, esatto. Quella è un'eventualità fin troppo rara. Sì, però dicono che ho una voce rilassante, quindi diciamo che non lo prendo. Non mi offendo se la gente si addormenta nelle mie live. Lo prendo come quasi come un successo. Anche se non è l'obiettivo delle live, è una... Aiuto. Cazzo, mi manca una moneta. Mi manca una sola moneta. Quello sì. Che scassamento di minchia. Va bene. Dai, una moneta mi serve! Se non è possibile! Qui non ho guardato per una secret. Fanculo stronzo. Niente moneta. Niente moneta!
Non è essenziale, però la macchina del tempo lì è utile, cazzo. Mi sembrava strana quella bomba, ma non me l'aspettavo sta roba. Sono sempre più convinto di non andare nella cosa alternativa. Anche se questo lo gradisco veramente tanto, il danno mi serve. Ma bene! Dai, datemi almeno una moneta nei fuochi! Non dico altro, una moneta! Che palle, non posso prendere niente di tutto questo. E non ho manco la bomba per far saltare il cazzo di... la macchinetta, perché l'ho usata altrove credendo di trovare la sita. Ma sì, tanto... cioè... no, aspetta, qui ci posso anche morire. Aspetta, vabbè, mali estremi. No, perché... ah, giusto che adesso si può usare 3 volte per piano... che è la prima volta che la prendo da quando l'hanno cambiata. Va bene, ce la farò. Magari. A parte quando tossisci, sì, mi dispiace per quello. Se potessi non tossire lo farei per diverse ragioni. Non solo per non tossire nel microfono. Allora, vediamo. Secondo me non ne vale la pena. Ti dice te lo sprechi così e vabbè, dai, che cambia. Preso a posto. Attenzione. Tipo miglior utilizzo di pheromones della storia della mia vita. Non mi piacciono questi. Ok. Cos'era questo? Reroll enemies. Oddio, lo potrei provare a utilizzare, però dopo che mi sono comprato, cioè perché l'hanno migliorato, però dopo che mi sono comprato la glissidra mi pare brutto, quasi quasi. Che direi decisamente i piani non alternativi sono più gestibili. Non sono da mamma, no. Potrei esplorare un altro pochino. Cos'era che dovevo fare che mi sono dimenticato? La strada luminosa, ok, semplice. Anche quello è buono. Allora, una bomba ce l'ho, quindi facciamo saltare questo. Aumento le chance di patto. Quella carta mi incuriosisce, ma ne facciamo a meno. Vabbè, a questo punto diamo un'occhiata qua. Tanto a distanza si fa. Bomba buona, serve. No. Onestamente avrei preferito di no. Niente. Oggi giornata Twisted Pair. Ma vero che è uscito 3 volte di fila? Cioè, 3 run di fila. Vediamo cos'è il boss. Non ho neanche tante bombe, quindi non mi azzarderei a cercare la Super Secret. Che palle The Cage.
soprattutto per questo attacco qua maledetto. Ma ne aveva pure altri una volta, eh. Tipo, cioè. Ok, l'aumento di tiers penso che sia, sì. Quell'emoticon là con la zucca con gli occhi sparati. Che cosa c'ho? The Maze, vabbè dai, c'è di peggio. No! The Fool, giusto. Mi sono distratto un attimo. Buono, prossimo negozio almeno. Adesso magari sfruttare, ma ci sarà Grid visto che ancora non è uscito. Fortuna che almeno hanno messo che Dash non ti può uscire, perché veramente sarebbe una beffa troppo grande secondo me. Stavo per camminare sulle spine in alto perché mi sono dimenticato che adesso quella zona lì non si abbassa. Ma Dio, meno male che c'ho The Fool. Devo andare su, dicevamo. Sì. No, devo andare giù. Stavo per rovinare la run. Vabbè. Assolutamente sì. Me la sento di farmelo sto scontro. Perdono, adesso vi leggo che... Perdono! Ah no, nessuno scrive. Ok. Cazzo. Tiny Planet. Allora, per quanto bello possa essere, non mi sembra la run da Tiny Planet questa. Mi prendo un'altra mosca e tanti saluti. Ok. Ok, non c'è Grid, però non c'è neanche tutto sto gran... Potrei prendermi il salvadenaio.
Mi serve a qualcuno, aspetta. Ho un'idea. Un'idea che non so se posso realizzare. Posso realizzare, direi. Io potrei anche entrare là dentro, ma qui potrei entrare e poi usare la macchina del tempo nel caso. Allora facciamo così, compriamo questo e lo assorbiamo con Abyss. Algiz, direi che ne è valsa la pena. Allora, perché fai così? Perché ho un'idea migliore. Io vorrei fare... Cosa vorrei fare? Tipo 1 e 2. Già qualcosa. Perfetto. Tu ci sei. Ok. Bene. Ok. Giusto per sapere se sto parlando al vento. Quindi la pillola posso usare anche subito perché abbiamo visto che è buona. Questa mi serve, quindi me la porto. I cuori per curarmi sono lungo la strada, che è bene. E poi devo andare verso il basso, perché ho preso il negativo. Ma sì, penso che ci siamo. Potrei solo cercare la super secret qui. Fanculo. Potrei cercare solo la super secret. Fanculo. No, basta, 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 basta. Vabbè. Ah sì, devo andare verso il basso, ma dopo, giusto, giusto, giusto. Una cosa per volta. C'ho solo 3 cuori, che è un po' una merda, ovviamente. Non è una situazione ideale in cui trovarsi. Quindi proverò a cercare da questo... vabbè. Niente, non ce la faccio proprio. Ci posso riprovare ancora, però se non ce la faccio quest'ultima volta me lo tengo il reset. Ok, meglio, meglio, decisamente meglio. Non è sta gran run, cazzo. Allora, qui sono al sicuro. Questi non mi ricordo manco se mi devo spaventare oppure no. Cos'è questo The Moon? A prendermi la runa se possibile.
Cazzo, ho guadagnato 3 soul art con questa bravata, ottimo. Appena realizzato. Madonna, non mi piace per un cazzo sta cosa. Left hand, è interessante. Aiuto, quasi preso danno lì. Left hand è interessante, però mi sto trovando anche bene con questa situazione al momento. Non saprei. Beh, aspetta, allora facciamo così. Cominciamo a far così. Ah, l'hanno cambiata. Prima se la prendevi ti trasformava anche le ceste che hai già visto. Adesso no. Ok, allora come non detto. Mi sa che mi tengo questo, che comunque funziona. Maledizione a me. Però per quanto sia un danno evitabile, secondo me il reset mi conviene conservarmelo. Io lascerei stare, bene, sì. Ok. Una volta che posso stare fuori dal range di questi diventa già più fattibile. Che culo! Che culo assurdo! Il coso esplosivo è rotolato fino al muro ed è esploso proprio lì. Judgment, ok. Judgment. No. Beh, è sicuramente interessante, ma no. Ci siamo comunque, fatto, ci siamo lì. Niente, comunque Obelial è troppo buono come oggetto. Questo mi serve. E Krampus, ok. Qualsiasi cosa mi dai è buona. Perché l'assorbiamo. Mi sarebbe piaciuto fare la patta alternativa, ma lo vedi com'è la situazione. Cos'era che c'è? Oddio. Madonna, sto per perdere danno là sotto, che vergogna. Ma penso di dover eliminare prima Chubb e poi le regioni, però no, ok, non ce l'ho fatta. Perché quello mi avrebbe dato un soul art, ma vabbè. No. Anche perché lì non mi interessa andarci. I piani alternativi sono belli tosti. E poi sicuramente io non sono troppo allenato. E poi non era una gran run, quindi evitiamo. Poi dalla prossima in poi, se questa va bene, dovrò fare solo per forza quelli con Tainted Apollyon. Quindi qualsiasi cosa mi esce ci devo provare per forza. Che c'è? No. Quanto tenta quella roba però, eh? Brutto. Ah, sono i... Guarda, da una parte preferisco questi di quelli piccoli. Questi qua li prevedo... So prevedere meglio.
sto usando le bombe un po' troppo a caso. Però secondo me qua sopra. Stavolta non lo farò. E avrei fatto bene a non fare, infatti. Vabbè dai, c'ho ancora due restart. Ma perché rifaccio sempre le stesse cagate, mannaggia a me? Cioè, ho fatto due volte di fila la stessa cagata. È il cazzo di istinto. Non so neanche quanta vita ho. Presumo avrò un soul heart, forse. Due. E tre cuori rossi dietro. Madonna, mi sono dimenticato. Prendi dei biscotti, vai, vai, vai. Minchia, due aumenti di danno. Prenderei il pentagramma. E che è un rischio. E devo farmi lo Sheol. Prendiamo il pentagramma. Vediamo quanta vita c'ho. Sì, avrei potuto prendere anche l'altro, ma comunque è un rischio. Cioè, mi spiace, ma un po' di vita penso che mi serva. Non mi fido così tanto di me stesso. Ok. Beh, vabbè, c'era nel patto Dark Matter e pentagramma. Ho preso il pentagramma. Non me la sono sentita di prendere entrambi. Ho fatto il fifone. Mi sa che me lo porto il Blessed Penny, sì. Mi sa che è meglio. Che culo, l'ho trovato subito. Pheromones, death, range up, ok, chariot, death. Facciamo chariot. C'ho tre restart qualora andasse male. Ok dai, vabbè, ora ho la valo a spacca, nel senso... Bah, sì. Oh,
Comunque ho 8 e 43 di danno, non è malissimo. Aiuto. Oggetto, oggetto, oggetto. Scorpio, no, Virgo. No, Virgo. Refreshed and protect. Ok, questo ti dà delle pillole positive, mi sembra. Perfetto. Non avrei dovuto raccoglierlo, però. Non adesso. Tornare indietro mi sembra stupido. Palle. Non rischiamo di morire. Vediamo che c'è da questa parte. Meglio, meglio. Dai, dammi un HP up che non mi spiace mica. Tanto col culo che ho sarà sicuramente... Ok, l'HP up. Grazie, 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 grazie. Dicevo, col culo che ho sicuramente non me lo danno. Cioè, mi dovrò andare per forza nella stanza di The Cage. Ma mi piacerebbe evitarlo. Non mi piace per niente. Ok, vabbè, inutile in realtà, però ok. Avrei dovuto... Avrei dovuto voidarlo, mi sa. Perché non credo che cambi niente se c'è già Eye of Belial. Allora, dicevo pillole positive. Lo è. Preso da danno. Che sarà di qua il boss. Oh cazzo, che pattern. Non è un granché. Comunque ci abbiamo cuori sparsi, quindi non è successo nulla. Potrei perdere comunque, eh? Non è che mi sento troppo tranquillo con così poca vita a farmi The Lamb. Ah beh, c'ho Algiz in effetti, ora che ci penso me la sono portata apposta, quindi sì, ce la dovrei fare. Bravi, bravi, ammazzatevi. Ce la dovrei fare. Però, ecco, sì, esatto. Vabbè, solo uno, vabbè, non importa. Ma sono due, no, è come averne uno, per me niente, però vabbè. Direi, perché non usi Algiz? Senso, cioè, la parte della seconda parte dove si dividono è peggio. Tranne in questi casi. In cui riesco a farli ammazzare a vicenda. Dai, non c'ho manco voglia.
grazie. Ho sbloccato Cricket Leg. Mi farei un giro per vedere se per assurdo becco la R. Hai trovato sensata l'attesa per Algiz? Sì, 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 beh, direi che era sensata. Ah, ok, quella attesa, sì. Sì, ma alla fine non... ce l'ho usata giusto così. Ce l'avrei fatta anche senza, col senno di poi. Non è così difficile Delemb, però non mi sembra una gran run. Minchia, stavolta l'ho fatto senza problemi, però vabbè. Questo amuleto qua valsa la pena prenderlo sicuramente. Non dico che mi ha salvato la run, però forse sì. A parte che la R mi sa che non esce così a caso, ora che ci penso. Per ritrovare la super secret. Però in effetti potrei spingermi un po' oltre e prendermi pure qualche oggettino così, giusto per... ma non ha senso. Giustamente. Beh, uno guarda perché magari ti esce un altro oggetto che ti può uscire che non è la R, è il Forget Me Now. Volendo esce, ma non è nel pool della Treasure Room. Allora, se io prendo questo, per curiosità... Ah! Ok. Mi ha avvoidato delle mosche, mi sa. Buono così. Mi sembra che l'R stia solo nel pool delle secret. Puoi voidare la class C. Oddio, voidare la class Hydra? Non so, cioè col void intendo. Sì, non ha più senso. No, era giusto così. No, mi stavo chiedendo se voidare la class Hydra facesse qualcosa, visto che non è più un oggetto a carica adesso. Va bene, abbiamo capito. Bene, direi che sì. Direi che abbiamo fatto anche abbastanza, dai. È stata una serata proficua. Con lui ci divertiamo, devo solo fare la strada luminosa.